volta che lo vedo fare, le guance della rana pescatrice. Sì. Buone, è vero, sì, perché la coda di rospo noi di solito consumiamo la parte terminale, no? Invece la guancia è fantastica. La guancia è la cosa migliore, sono le parti migliori da mangiare. Quanto peserà una guancia? Questa, su due etti. Quindi è un bel peso, direi. Sì, sono pescati, ci pesano 15-20 kg. La burrita, che cos'è, con cosa si prepara? È una delle specialità proprio tradizionali della Sardegna, naturalmente. Qui possiamo vedere la materia prima, ovvero? Si fa col gattuccio di mare. Si fa un soffritto con olio, aglio e prezzemolo. L'essenziale è il fegatino con le noci. La burrita è soltanto una delle tante prelibatezze che offre il mercato di Cagliari, una regione questa che naturalmente ha una forte vocazione anche di mare, prodotti ittici straordinariamente freschi. Aragosta è l'altro fiore all'occhiello in Sardegna. Quanto oggi? Da Aragosta di Petra Gioia e sabato sono sulle 60 euro. Come si riconosce l'aragosta sarda? Diciamo che l'aragosta mediterranea è tutta uguale. Anche quella tunisina è uguale alla nostra. La nostra si vede da lontano quando è fatta lontano. Guardatela bene, questa è una ragosta sarda. Signora, sta facendo la spesa? Sì, sì, sì. Che cosa comprerà? Io devo comprare spigole. Spigole? Le cucina lei o suo marito? Se andiamo fuori, mio marito arrosta. Altrimenti io nel fondo. Lei? Però sono più buone arrosto. Arrosto. Grazie, buona giornata. Polpi! Pescati dove? Buongiorno. Polpo locale questo. Locale di dove? Qua del Golfo di Cagliari. Golfo di Cagliari, belli grandi oggi, eh? Tenerissimi, non tutti sanno che più grande è e più morbido è il polpo. Vedo che consiglia di congelarli, perché? Sì, perché il polpo poi arriva in estate che va a morire, diciamo, e ce n'è meno e costa di più. Prezzi? Prezzo 7 euro. L'anima di questo mercato è nei suoi venditori e nei suoi clienti, che sono affezionatissimi a questo mercato. È il mercato più importante di Cagliari e dell'intera Sardegna. Ha un prodotto splendido, assolutamente inimitabile, che è presente sia il pescato del Golfo che il pescato un po' di tutta l'Europa. Ah, siete riusciti a sorprendermi, il sushi a Cagliari. Eh sì, è una novità che stiamo facendo qua a Cagliari. Non mi sembrate tanto giapponesi. No, noi cosa no. Cosa bisogna sapere per fare un sushi? Intanto il taglio deve essere. Il taglio del pen, però la cosa particolare è soprattutto saper cucinare il riso. Perché la base di tutto è il riso. Direi che è fondamentale. Se il riso è cotto male, non ha sapore, il sushi non ha niente. Quello come si chiama? Questi si chiamano rolls, questi si chiamano maki e poi abbiamo i nigiri. Bene, una confezione così, quanto costa? 10 euro. 10 euro? Esatto. E due persone? Questa è mediamente per una persona. Oppure un aperitivo per due. O un aperitivo per due. Abbiamo tutto quello che la produzione di Bottarga ci offre, le baffe fresche, questa è un po' più stagionata. Questa è stagionata e da grattugia. Questa è da grattugiare. Prezzo della Bottarga qui al mercato di San Benedetto? Siamo dai 9,30 ai 10,30 a letto, diciamo intorno a 130 euro. Intorno ai 100-130 euro al chilogrammo. Bottarga di tonno, Bottarga di mucchio. Pesce di mare! Ecco il vero pesce locale! E buongiorno! Buongiorno, si può preparare un ottimo pranzo anche con pochi euro? Certo, una bella zuppetta oggi si risparmia molto, perché pesce locale e costa poco. Abbiamo i zeri belli per fare arrosto, le belle femminucce, sparlottine, abbiamo anche piseri, sono belli, anche una bella zuppetta. Questo è un bel parago preso a palamito. Alziamo? Certo. Quanto pesa? 3? No, di più. Quattro chili e quattro. Come potete notare c'è ancora l'amo legato perché è difficile comunque slamarlo. Quanto ce lo fa? Questo viene così completo 110 euro. Le murene, un'altra delle prelibatezze. Non si consuma dappertutto, qui viene fatta fritta soprattutto. Fritta o se no anche col sugo a zuppa. Quanto?
Questa viene 8 euro al chilo. Ci sarà un motivo se in Sardegna le chiamano urticanti? Perché sono urticanti. Esatto, gli anemoni di mare. Qui sono apprezzatissimi. Sì, si fanno fritte. Fritti, delicatissimi. Anche con la pasta. Anche con la pasta, sì, si fanno rosolare con prezzemolo e aglio e poi si fa saltare la pasta. L'importante è non toccarli troppo. L'importante è avere un paio di guanti. Esatto. Lei avrebbe il coraggio di prendermene una. Le devo toccare per forza. Ma cosa sono esattamente gli anemoni di mare? Alziamolo, facciamolo vedere alla telecamera. Una tinia, una medusa. E di cosa sa? È un gusto di mare molto intenso, assomiglia un po' alla cozza. Un po' più particolare però. E a quanto vanno? 32 il chilo questo. Capito? Per farvi capire. Ma non se ne mangiano chili, eh? Non c'è dubbio. Queste sono nennasse, vengono utilizzate nella zona costiera soprattutto per la cattura dei polpi, per la cattura degli altri molluschi, diciamo. Vediamo un po' i numeri, direttore, le cifre. Questo è un mercato che comunque ha una attività economica importante, occupa grosso modo 1500 persone, quindi è una grossa azienda. Fatturato sono alcune centinaia di milioni di euro questo mercato. Insomma, non sentite la concorrenza dei grandi centri commerciali? I grandi centri commerciali hanno un'altra filosofia, noi siamo diretti al consumo pronto, al prodotto di fresco.